felice e commosso. Sì. Sì, sono senza parole. Io dicevo sempre che esiste qualcuno al di sopra di noi, esiste una giustizia, esiste una giustizia, e credo che sia stata fatta giustizia, perché ha vinto l'onestà degli ortonesi, ha vinto la nostra coerenza, la nostra serietà, il nostro rispetto verso sia i cittadini e sia verso i miei candidati, la mia squadra. Io ringrazio gli 80 candidati, a loro va tutto il mio ringraziamento per quello che hanno fatto. Noi siamo una squadra, non siamo quelli che si uniscono per vincere ma non per amministrare. Per fortuna che questo non è accaduto, perché la coalizione del mio rivale avrebbe potuto vincere, ma sicuramente non amministrare la città. Noi domani mattina, non dico alle 8, chiedo un giorno di riposo. Chiedo un giorno di riposo ai miei concittadini, ma da martedì continueremo a lavorare. Il nostro programma era semplicemente la continuità amministrativa. Ce l'abbiamo fatta nonostante tutto. Le partite, ci tengo a dire che le partite si giocano equamente, in parità. Hanno voluto giocare 190 candidati contro 80, 2 contro 1, ma hanno perso. E ha vinto la città, ha vinto l'onestà dei cittadini e il senso di responsabilità dei cittadini. E noi non tradiremo la fiducia, perché sappiamo che questa sarà una grande assunzione di responsabilità, più dei 5 anni passati. Ma siamo consapevoli di questo, ma noi non tradiremo la fiducia dei cittadini. Ortona deve continuare a camminare e deve raggiungere i traguardi che merita. Questo promettiamo alla nostra città. Direttore? No, una sola domanda, poi sì, non vogliamo essere invadenti, ci sono i festeggiamenti in corso, non vogliamo essere invadenti. Una sola domanda al sindaco, nel leggere questo risultato, se non sbaglio, lei ha preso praticamente al ballottaggio quasi tutti, forse anche qualcuno in più, dei voti che ha preso al primo turno. Lei ha preso quasi... Dove sono i voti? Io non è... 5.608 voti, io ho preso più voti del primo turno. È clamoroso questo fatto. 5.291 e i due candidati sindaci insieme sono arrivati dietro di me. È clamoroso. Questo è un dato di fatto. No, ma è un fatto veramente clamoroso, cioè il fatto che un sindaco... E rimotivi il suo elettorato in 2 settimane ad andare addirittura in più rispetto al primo turno, è una cosa credo che non è mai accaduta, probabilmente a Lanciano, a Pupillo, se non sbaglio. Direttore, se mi posso permettere, chi è che ha motivato l'elettorato? Non sono stato io, ma è stato quell'accordo assurdo che hanno fatto i due candidati Cocciola e Di Nardo, perché loro hanno motivato i cittadini a dare fiducia a chi non aveva tradito la loro onestà.
perché questo è stato fatto, perché mettere insieme durante il gioco due programmi contrapposti non ha fatto breccia e i cittadini non hanno abboccato. C'è stata una reazione dei cittadini a questo inciucio e io grazie a questo ero certo che sarebbe stato un autogol per loro e così è stato.